Ciao, ciao a tutti, mi chiamo Zoizi e sono pronto per questa intervista. Domanda numero 1. Ciao Zoizi, è uscito da poco il tuo nuovo singolo Odore, ispirato alla borsa della tua migliore amica ai tempi dell'adolescenza. Da dove viene questa idea e perché ti è rimasto così impresso questo odore? Beh, intanto Odore è una canzone che nasce grazie a un giro di chitarra, abbastanza semplice e banale, che mi sono portato dietro per un annetto, ecco, mai avrei pensato di scriverci una canzone. Poi un giorno mi sono svegliato e ho collegato l'odore di questa borsa alla mia generazione. Ho provato a scrivere un inno, descrivendo le storie delle persone che ho conosciuto, con cui sono cresciuto, ecco. E quindi Odore è una canzone per tutti. Numero 2. Libertà da cosa o da chi? Beh, sì, io credo che la mia generazione, sia stata l'ultima ad aver vissuto un romanticismo che oggi, secondo me, stenta un po' ad uscire. Quindi sì, l'abbiamo vissuto proprio così, liberi e ribelli. Questa è la risposta giusta. Liberi e ribelli da un mondo che oggi ti obbliga ad andare un po' troppo veloce. Domanda numero 3. Siete ancora amici con Martina? Sì. Beh, è sempre un'amica speciale, ecco. Numero 4. Come è nata la tua passione per la musica? Beh, grazie a mio papà. Mio papà che possedeva una chitarra, una vecchia chitarra classica, per destri e io da buon mancino non riuscivo a suonarla. Quindi un giorno mi sono girati i coglioni e ho invertito le corde e ho cominciato a suonare, a strimpellare questa chitarra. Dopodiché mi sono avvicinato alla batteria e insomma, dopo tutta la storia. E infatti la domanda numero 5 è: hai studiato anche batteria da musicista? Come e perché sei arrivato alla scrittura? Sì, allora io ero un batterista a 15 anni e secondo me è stata proprio quell'esperienza lì ad avermi fatto crescere il desiderio di scrivere canzoni. È stata una cosa che è andata un po' di pari passo, quindi non so bene dire perché, è stato tutto automatico. Numero 6. In passato hai suonato molto in giro per l'Italia e hai aperto alcuni concerti di Francesco Renga. Come ti senti ad approcciarti ad un pubblico che non è il tuo? Beh, intanto esperienza pazzesca perché aprire 5 live del genere vale come 2 anni di mini live in giro. Devo dire che la pressione che senti prima di un'apertura del genere è così grande che poi a un certo punto, 5 minuti prima di salire, svanisce tutto. Io ho notato questa cosa qua. Quindi, per assurdo, una cosa che non mi aspettavo, poi sul palco mi sono sentito molto meglio rispetto a un live dove ti trovi 30-40 persone. È veramente strano, però figo, lo rifarei domani. Numero 7. Come ti trovi nella dimensione live in generale? Beh, è la dimensione più bella del mondo ed è la cosa che preferisco fare. Quindi sì, se devo essere onesto, va bene tutto il mondo streaming, YouTube, tutto quello che ti pare, però quando si accende il microfono, c'è la chitarra in mano e davanti c'è la gente, rimarrà sempre la cosa più bella. Numero 8. Come stai trascorrendo questo periodo di quarantena a casa? Beh, intanto mi ero promesso di mettere a posto la camera, i cassetti, i garage, tutte quelle cose, non ho ancora fatto un cazzo, quindi mi devo un attimo dare una mossa. E per il resto suono, scrivo, coccolo il mio cane, lui mi coccola, guardo delle serie TV, mangio biscotti, latte e biscotti la sera è un disastro. Numero 9, ci suoni qualcosa? Certo, vi suono il singolo. Prendo la chitarra. Questo è Odore. Sara si mette le calze, Marco che è sempre in ritardo. La Vale stasera non esce, è un po' raffreddata, la solita scusa. Davide prega per strada, Martina è delusa da tutto. E io che non esco da un botto, sto a casa da solo e fumo senza di te. Che suoni il citofono e io sul balcone a scrivere un po'. Mi chiami il telefono e sali le scale con la faccia da pazza, con in mano una borsa che hai comprato da sola al mercato e con la voglia malata di infilarci le mani e poi fumare sul divano per ore. Mi fa impazzire l'odore. Consumato dalle unghie, un po' mangiato, ma hai bisogno di un fantastico odore.
Ragazzi, è stato veramente un piacere, vi saluto e spero di vedervi presto, fuori da qua, fuori da casa, però nel frattempo restate a casa e magari ci vediamo sul palco.